Ciao a tutti, bentornati a Black Flag, da me e da Eddie. Allora, io mi sono già spostata, mi sono avvicinata alla prossima missione della storia. Ma vediamo se possiamo avvicinarci anche di più, forse possiamo arrivarci proprio direttamente. Viaggi rapidi. Vuoi raggiungere rapidamente questa località? Io direi di sì, a meno che poi non ci dice di no, vediamo. Yes, ah, si può, si può. Eccoci qua, siamo a Tulum. Che dobbiamo fare a Tulum? Allora, innanzitutto pigliamoci quello che ci dobbiamo prendere. Apri. Zucchero. Qui ce ne sta un'altra. Api. Ok, e mo damose. Vediamo che... Ah, sì, mi ricordo, qua ci siamo già stati. Purtroppo questo si è fatto male. Tutto è lecito. Tutto è lecito. Cristo, Ade, che diavolo è successo qui? Il tuo passato, Edward. I danni che hai fatto 6 anni fa hanno lasciato il segno. Non è facile essere mio amico, vero? È per questo che sei qui. Combattere con un uomo spinto soltanto dalla sete di gloria e denaro è dura, Edward. Ma sono consapevole che gli assassini e il loro credo sono una causa onorevole. Sono stato ingiusto? No. Per anni ho solcato i mari, prendendo tutto ciò che volevo, senza curarmi minimamente delle vite altrui. Anche se ho denaro e reputazione, non mi sento più saggio di quando ho iniziato. E quando mi volto e guardo la rotta che ho percorso, non vedo nessuno di caro al mio fianco, non è rimasto nessuno. È il momento di rimediare, Capitano Kenway. Mary, prima di morire mi ha chiesto di fare la cosa giusta, di rimediare a ciò che ho fatto. Mi aiuterete? Mary ti voleva bene, Ed. Eh sì. Vedeva qualcosa di buono in te e credeva che un giorno avresti lottato con noi. Sì, me l'ha detto. Cosa pensi del nostro credo? È un po' vago. Se nulla è reale, in cosa possiamo credere? E se tutto è lecito, perché non seguire i desideri? Già, perché? Forse questa idea è il primo passo verso la saggezza, non la sua forma finale. Un bel cambiamento rispetto all'Edward che ho incontrato tanti anni fa. Quindi, allora che ne pensi? Ci vorrà un po' per imparare. È il secondo attacco questo mese. Dovevamo lasciare questo posto tempo fa. La colpa di tutto questo è solo mia, ma adesso voglio rimediare. Ci vorranno più delle belle parole per diventare un vero assassino, Edward. Una cosa alla volta, amico. Ok, dardo da corda. I dardi da corda possiedono una letale lama a uncino. Premi Y quando sei sopra il bersaglio per assassinarlo. Tieni premuto Y quando sei sopra il bersaglio e usa L per assassinarlo e appenderlo. Mira un nemico e premi Y per trascinarlo verso di te e poi premi X per colpirlo. Allora, raggiungiamo. E dopo Barbanera anche Mary ci ha lasciato purtroppo. Mamma mia, brutterrima quella scena. Siamo rimasti soli, veramente soli. La moglie di Eddie ormai si sarà rifatta una vita. Oh, no, ma che è stato?
Dai, no, non ha funzionato. Perché non usi le spade che ce l'abbiamo pure nuove? L'animaccia tua. Te n'ammori ammazzato. Olè. Allora, raggiungi la spiaggia. Aspetta. No! Porca dura. No, aspetti che la voglio prendere alla corda. Lasci fare. Niente, ma forse non la prendo alla corda. No, vaffanlovo. Ma quanti siete? Ma stiamo scherzando? No. Vi faccio secchi tutti. Olè. Dai. Benissimo. Proseguiamo. Ma io vorrei andare su però. Però non ci posso andare. Vabbè, da qua. Ok, perfetto. Damo sempre di qua, Eddie. Ma forse in per di là. Ma perché fai ste cose? Aspetta, damo sempre di là. Ah no, niente, dobbiamo per forza scendere. Eh sì, dobbiamo andare di là. Vabbè. Possiamo salire da qualche parte? Di grazia, no? Aspetta. Oh no! Lavoro pulito, Sì, però io preferirei le spade, Eddie, sai com'è? Olè! Abbiamo dato una mano a loro, ora dobbiamo andare a uccidere in per di là. Ma no, ma che fai? Io non so, questi balletti che fai gratuitamente, no? Ma perché li fai? Oh. Ma che vuoi te che sei venuto a dar man forte a chi? A Bambacione. Bambacione è morto. Ragazzi, io vado. Vado. Pensateci. No, sapevo io. Pensateci voi. Damose, Eddie. Veloci, Eddie. Non t'addormì. S'addorme, stomo s'addorme. S'addorme proprio. No, non mi vedi. Arriba, non arriba. Guarda quanto è cretino. Benissimo, abbiamo usato uno scudo umano. Venghi. Ma perché non lo piglia che l'ho pigliato io? È morto. Benissimo, scudo umano. Oh, ma che fa? Me dai capocciate questo? Ma. Dica. Ok. Oh, missione completata. Nulla è reale, tutto è lecito. Benissimo. Gli
Yanu mukha wol yetel a Pishan. Ancora una volta ti ringrazio, Edward. Sei il benvenuto qui. Grazie, amico. Resterò un po' prima di partire, se posso. La bimba come sta? È una donna forte, ma non invincibile. Edward. Mi dispiace davvero tanto. Se fossi stata in prigione me l'avrebbero portato via. Ma ora sarebbe vivo. Forse Dio vuole dirmi che non sono pronta per essere madre. Non con questa vita. Tra risse, bestemmie e taverne. Non ti arrenderai, lo so. In prigione parlavano tutti delle celebri Anne Bonny e Mary Read all'assalto della Marina del Re. Che grande coppia. Era vero. E ce la saremmo cavata quel giorno se già che i suoi non avessero bevuto fino a svenire. Edward, se ne sono andati tutti, vero? Mary, Rackham, Touch. Tutti quanti. Mi mancano tanto. Quelle canaglie. Lo senti anche tu? Un grande vuoto dentro. Già. Il diavolo mi porti. Sì. Che amarezza. So riconoscere i miei bersagli, ma come li troverò? Abbiamo spie e informatori in ogni città. Va nei nostri rifugi e gli assassini ti guideranno. Suonerà per Torres e Rogers, ma Bartholomew Roberts sarà lontano dalle città. Ci vorranno mesi per trovarlo. O anni. Ma tu sei un uomo di talento e valore, capitano Kenway. Sono certo che lo troverai. Se sei confuso, non esitare a chiedere aiuto al tuo quartiermastro. Quartiermastro, qual è la rotta attuale? Verso est, capitano. Se è sempre a Kingston che si va. Certo che sì, mia Bonnie. Si parte. Pronti a salpare le ancore, mettiamoci in rotta. Si va verso la Giamaica. Allora, vediamo un po' la Giamaica da che parte sta. beh, neanche tanto lontano. Penso che possiamo anche fare un viaggio rapido. Dai. Facciamo prima. Ok, adesso... Ma dove state? Qua? Dritto davanti a noi. No, quella. Cambiate canzone, sempre la stessa. Ci passiamo qui? Raggiungere Kingston? Yes. Ma fatemi vedere, forse non... Ah, sì, è qua. Perfetto, perfetto. Va bene, damosi a piedi allora, Eddie. Andiamo in per di qua. Ma che fa? Vabbè. Io non lo so, boh. Vivono di vita propria sti ragazzi.
Come tocca fa? Come tocca fa? Già fai? Te reggi la pompa? Bravo. E mo? Dove vuoi andare? De qua? Se buttiamo? Siamo arrivati. Arrivati. Siamo arrivati. Ma no. Ma vabbè. Eccoci, carissimo. Non più governatore. Sequenza 12. Capitano Kenway, hai qualcosa per me? I recenti spostamenti del Templare Woods Rogers. Prende parte a un evento politico, quindi attento. Si dice che il re Giorgio abbia chiamato Rogers a Londra. Già, è scontento della situazione a Nassau. Ancora troppi pirati in circolazione, a quanto si dice. Dovrai travestirti per ingannare gli sgherri alla festa. Potresti far visita a un diplomatico, Ruggero Ferraro. È sulla nostra lista da un po'. Intesi. Puoi spedirla in Inghilterra per me? Sì, una nave parte domani. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. Ok, quindi noi sediamo. Trova il diplomatico italiano, ok. Presumo che dobbiamo fare una cosa stealth. Eccolo là, trovato. Segui il diplomatico italiano. Volete venire con me? C'è state? Siete un po' lenti, però, regà. Molto lenti. Vedo bellezze. Nessun segno di gioia. Niente estetica. Ah, camminate per la strada come animali. Come bestie senza senso del decoro. Io mi metto qui, Voi state lì impalati come stoccafissi, bravissimi. Idioti, siete tutti idioti. Come fate voi inglesi a pensare di poter dominare il mondo? Ok, seguiamo, proseguiamo. Senti, state qui. No, vabbè, venite, perché potreste poi essermi utili, Si sa mai. Uccidi. Benissimo. Vi sarete molto utili. Tienili occupati. Ma come sono stata individuata? Scusa, Uccidi. Ma dove ci fa ricominciare? No, dal pedinamento, dai, ti prego. No, ma perché? Allora facciamo così, pediniamo dall'alto, va. Chi c'è? Lo vedo. È pure italiano questo, lo devo uccidere. Allora, adesso va lì, giusto? Non qui? Sì. Ma... vabbè. Allora, vediamo. Viene di qua, esatto. Cioè, ma non mi devo far vedere dalle guardie, quindi... Attenzione, attenzione signore, che lei sta dicendo delle scempiaggini.
Ok, adesso lo devo uccidere, però. Aspetta. No! Se lo uccido da qua? È andata. Ok. Andiamo alla festa, divertiamoci. Salve. Per una volta. Salve. Perdonate questo mio ritardo. Sono Ruggero Ferraro. Sì, signor Ferraro, nessun problema. Rivediglielo. Finalmente una festa. Signori, un brindisi al mio breve incarico da governatore delle Bahamas. Per mio volere, non meno di 300 temibili. Ah, senza farci individuare. No, porca puzza. Aspetta, vabbè, ho capito, Eddie. Pardon. Allora, ci dobbiamo mettere. Non ci dobbiamo far vedere perché ci individua. Il ciccio ci individua. Allora, entriamo. Salve. Alla festa. Perdonate questo mio ritardo. Sono Ruggero Ferraro. Sì, signor Ferraro, nessun problema. Grazie, caro, grazie. Arrivederglielo. Signore e signori, un brindisi al mio breve incarico da governatore. Allora, devo cercare di non farmi vedere da Ruggero. Posso passare da qua? Hanno avuto il perdono del re, e ora sono fedeli alla corona. Ok. Eppure, nonostante il successo, sua maestà non è contenta. E mi ha richiamato l'impegno. Io lo maledico. Ok. Allora. Urrà per quegli ignobili porci ignoranti che governano il mondo con un palo legno. Urrà! Attenzione, Eddie, non te fa vedere. Ma come? Non gliene frega niente della moglie. Vabbè. Viviamo assai felici così. Perdonatemi, governatore. Forse sarò meglio disposto più tardi, quando il vino mi avrà annacquato lo spirito. Dite, come sta la signora Rogers? In realtà potrei farlo fuori anche da qua. Ci siamo separati 5 anni. Perdonatemi, governatore. No! Ah, ma non mi devo far proprio vedere. No, vabbè. Ma manco quando lo uccido, dai. Esagerati. Uccidi. Vabbè. Da una panchina poi, l'obiettivo secondario. La metto qui? Ci passa? Certo. Ne vado fiero. Torres è stato governatore e come me ha onorato il suo compito di fare giustizia. O ce n'è un'altra qui, de panchina? Salve. Ma questa è l'unica panchina. Quindi lo devo uccidere da un nascondiglio. Teoricamente parlando, no? Dite, come sta la signora Rogers? Non ne ho la minima idea e non intendo scoprirlo. Ci siamo separati 5 anni fa. Ed entrambi viviamo assai più felici così. Uccidi Rogers. Ma forse ci viene qua. Vogliamo provare a aspettare un attimo? Si sta spostando. Eccolo. Eravate un corsaro. Perché disprezzate così tanto i marinai che vogliono solo farsi strada nel mondo? Voi non potete capire le mie ragioni, idiota.
Avete sprecato la vostra vita cercando di distruggere ogni conquista della civiltà. Invece io capisco. Ho visto l'osservatorio. Conosco il suo potere. Userete quell'aggeggio per spiare, ricattare, sabotare. Sì. Ma per uno scopo più grande. Portare giustizia. Cancellare la menzogna in nome della verità. Nessun uomo dovrebbe possedere quel potere. Eppure lasciate che quel manigoldo di Roberts lo usi. No. Glielo impedirò. Se mi direte dove si trova, io lo fermerò. Qui, sull'orlo dell'abisso, scopro in voi un amico. E a principe. Canaglia che non siete altro. Le nostre fonti dicono principe. Requiescat in pace. Direi che Damose, Eddie. Eccolo là, l'italiano. Ma va, fallo, va. Vai al rifugio degli assassini. Ormai siamo scappati. Qua c'è un baule. Eccolo qua. La Damo Seddi. Siamo quasi arrivati. Eccoci. E chi c'è qua? È fatta. Fatta. Dove si va? Prendete la vostra roba, salpiamo per l'Africa. Andiamo a principe. Ok, pure questa è fatta. Allora, dobbiamo salpare... per andare. Allora, andiamo qui. Dove saremo? Qua. Allora, possiamo andarci direttamente, no? Possiamo? Cioè, non possiamo usare il viaggio rapido, vabbè. Ci avviciniamo da qualche parte, tipo? Grettiguana. Tipo qua. Anche il forte, anche... Beh, no, ma qua siamo più vicini, però. Viaggi rapidi, dai. Andiamo al... Ah, vediamo se possiamo anche potenziare... Infine di potenziare il... Il covo che mancava, o l'avevamo fatto, non mi ricordo. No. Dovremmo avere i soldi necessari. Vediamo un po'. È un bravo capitano che si cura dei suoi uomini. I marinai sono un po' scontenti di non trovare donne o comodità. Io so dove trovarle, ma dobbiamo anche costruire una casa. Allora, ma dai, 15.000, c'è 13.000. Aspetti un attimo che vendo qualcosa, aspetti. Qua. Api. Qui non corre. Allora, vendiamo... Ma no. Vendicarico. Vendi tutto. Ok, adesso ce l'abbiamo i soldi, eh? Ce l'abbiamo.
Vamose. Ma che canzone è? Vabbè. Facciamo domande stupide. Eccoci. Eccoci, eccoci. Possiamo fare quello che vuole. Un capitano che si cura dei suoi uomini. I marinai sono un po' scontenti di non trovare donne o comodità. Io so dove trovarle, ma dobbiamo anche costruire una casa. Certo, è ovvio, è ovvio. Ma sì, potenziare questa struttura, ovvio, ovvio. Sempre una catapecchia, però... Thank you, thank you, thank you. De nada, de nada. Beh, abbiamo fatto tutto mo, Credo, no? Abbiamo fatto tutto. Mi pare di sì. Ah no, aspetta, vedi, vedi. Potenziamento del co. Vabbè, ma tanto adesso non ci abbiamo neanche i soldi, vedi. Damose, damose. Olè. Niente, gli riesce, le fa un salto e basta. Ok, damose. Salpiamo. E andiamo in per di là. Però c'è un naufrago. Lo possiamo raccattare? Possiamo raccattare? Pronto? A bordo, capitano! C'è un naufrago in acqua, capitano! Ecco. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Non urla. Ecco, fatevi una bella cantata. Che ci sta tutta. Attenzione, sfortuna reale, sequenza 12, cominciamo la missione. Ci sarà la tempesta come minimo, eccola. Capitano, questo respira ancora. Chi è stato? Un enorme vascello, il Royal Fortune. Roberts. Non ha avuto pietà. Ha fatto fuori tutti. Mazza, Dio. Allora, trova Bartholomew Roberts. Della, se gliela fa. Non gliela fa. Non gliela fa. De qua. Va, che mare spettacolare, no? Cioè, vabbè. Ma... come si può non adorare questo mare? Io boh. Damose. Ok, quindi qui ci danno la caccia. A vista proprio? Ok, damose, Eddie, damose.
Stop there. Ok. No, da qua no. Da qua forse Eddie. Mazza quanti so. No, che fa? Ah, l'ho visto i cadaveri. Posto. Venghi qui lei, venghi qui. Ah, però li potevo far fuori coi barili quelli. Che fate? Quelli vedranno questi morti. Ok. No, ma porca di una puzzola infasciatissima. Ma Eddie, ma te muovi? No, vabbè. Non lo so perché si è buttata nella paglia, fa tutto da solo. Hanno già perso? Forse no. Olè. Dove sta sto Bartolomeo di me? Qua usciamo fuori. Ah, però mi potrei arrampicare così magari vedo meglio. Proviamo, Eddie. Ma manco per sogno proprio. Allora, dobbiamo cercare meglio. Ci dobbiamo addentrare. Olè, grand'errimo. Archiviato pure questo.
Dobbiamo andare per di qua. Attenzione a bambagione. Attenzione Eddie, ho detto. Attenzione. Damose. Allora, imper di qua. Olè, grandérrimo Eddie, va, che combo, che combo. Ma dove cazzo la sta sto maledetto? Sto maledetto cretino, dove sta? È qua. Eccolo. Lasciatemi perdere. Tacci, stracci vostri. Dai, Eddie. No, vabbè. Ma guarda, è proprio. Proprio un cretino. Dai. Ma è proprio un imbecille. Vabbè, dai, Eddie. Ma non si può fare però così. Non si possono fare le missioni così. Non si può. Ho capito, ma questo salta a dove pare. Ma se può fare così, non si può fare così. Cioè, dai. Impossibile proprio. Quando il personaggio non fa quello che gli dice, è impossibile proprio. Cioè, non ha saltato. Se impiccia, se incaglia, fa dove pare. Leva. Vabbè, dai. Non si può. Non passare lì, perché abbiamo capito che passare lì. Dov'è la jackdaw? Ma vaffanculo, va. Vabbè, meglio, stiamo giù almeno. Sbrigate, Damose. S'appende, dorme. Guarda che cazzarola fa sto cretino. Ma io ci devo parlare con Ubisoft, ci devo parlare. A borda, dai. Guarda, mo s'accappottamo. Ci siamo insabbiati. Non ti insabbiare, Ci manca che ti insabbi, ti incagli pure che la nave. Guarda, veramente di meno, eh. Oh. Acceleriamo, va. Dai. Ma non l'abbiamo presa, ma che cazzo era stata a fargli? Al tuo segnale! Ti hanno colpito bene! Ti
Dai, mo ci si mettono pure quest'altri, ma fatemi il favore. Ah, bravi, bravi, dateci una mano, bravi. Scusate, scusate, non volevamo. No, la dovevo abbordare, che cretina, l'ho affondata. Vabbè, perlomeno ricominciamo da qua, ecco appunto. Dai, dai, addrizza, addrizza tutta, addrizza tutta. Speroniamo! Fuoco! Fuoco! È meglio che servire birra, no? Ok, tra poco abbordiamo, abbordiamo. Abbordiamo, abbordiamo. Abbordiamo, abbordiamo, abbordiamo. Non ce la fate fuori, please, please. Ai cannoni! Vedo nuovi bersagli in arrivo! Attenzione, attenzione, dobbiamo abbordare. Abbordiamo, abbordiamo. Fuoco in arrivo! Dai. Oh, uccidi Roberts. Vabbè, con il dardo da corda non se ne parla proprio. C'è pure la tempesta perfetta. Aspetta, posso fare qualcosa col... Ma dove sta il cannone? Non c'è più il cannone, vabbè. Ah, eccolo, vedi? No, cretino! Posso essere lusingato alle tue... Niente, siamo arrivati tardi. Vabbè. Noi due dire una preghiera per l'altro. Eddie, non cadere, non cadere. Aspetta. Oh, e dai, cretino. Oh, fatto fuori, dai. Una vita breve e intensa. Come dicevo, mi conosco così bene. E tu, Edward? Hai trovato la pace che cercavi? No. Un punto così in alto. Cos'è la pace se non una pausa fra due guerre? Ah, sei uno stoico, quindi. Forse ti ho giudicato male. Lei poteva anche servirsi di te, dopo tutto. Lei? Ma di chi parli? Oh, colei che attende nell'ombra, sepolta. Speravo di ritrovarla, di rivederla, di aprire le porte del tempio e sentirla pronunciare ancora il mio nome. Aita! Cosa dici, amico? Sono nato troppo presto. Come molti altri prima di me. Dov'è quell'aggeggio, Roberts? Ah, distruggi il mio corpo, Edward. I Templari, se mi prendono... Come distruggi il mio corpo? Sei morto. Dove porta? Butta in mare. Ok, missione completata. Sfortuna reale. Vediamo mo dove ci porta. Allora, vediamo un po'. Siamo distantissimi. Ma dove dobbiamo andare? De là, de qua? De qua. Però ci possiamo arrivare con...
Dobbiamo andare alla Havana, al viaggio rapido, Damose. Subito, instant proprio. Eddie, sei veramente stilosissimo con questa... con questi vestiti da pirata. Allora, è qui sull'isola, giusto? Ed è tutta rossa quest'isola. Quindi? Ci sparano a vista? Quando la smetti di fare come ti pare, Ciccio? Ma è quasi rotto, te lo dico. Soprattutto nei momenti clou fai queste cose di iniziativa tua. Non si può fare. E calla, lo sapevo io. Deo. Canuccio, pensaci tu. Ma guarda quanto è imbecille. Ma sì, ma io boh, guarda, veramente non ho parole. Ci posso parlare se non divento anonimo. È una lei, giusto? Sangue nero, sempre sequenza 12. Ah, capitano Kenway. Sono forse la prima faccia amica che vedete da che avete gettato l'ancora. L'Havana è in coprifuoco a causa mia? Già, Torres penserà che qualcuno ce l'ha con lui. Non si inganna. Un oggetto raccapricciante. È quello che credo? Già, guarda. Con il sangue del governatore. Si vede attraverso i suoi. Ma è vicino alla chiesa. Prendi, tienilo tu. Per sicurezza. Ti aspetto al rifugio. Buona fortuna. Non si aspettava il braccio. Vabbè. Meglio sono tutti come te, Ciccio. Trova Laureano Torres. Donde estás, amigos? Affallò, va, 3 ore. Ecco. Cerca di morire ammazzato, va. Ok. Ok. Mazza, oh, ma che lancio lungo c'hai, oh? Aspetta. Ma... facciamoli sbranare tra loro. Sbranatevi tra voi, cari. Forse devo andare di là. Vediamo se possiamo rimediare qualcosa. Eccolo. Segui il tiburon. Seguiamo il tiburon. Signor, disculpe, però perché dobbiamo entrare ahí? Già l'ha inviato la marina della flotta.
¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? No, señor, pero es que... Bien. Te fa vedere Eddie, Si preoccupano per niente, che lì c'è gente morta. La città intera è in allerta per esos assassinos. Calla. Un rumor acaba con la confianza más rápido que una bala. Ni menciones a los asesinos. He oído historias sobre ellos. Espero que te equivoques. Ahí, vosotros dos. Oh no! Baffallovo, niente, devo andare sui tetti. Devo andare sui tetti. Mi scucce, signor, mi scucce. Ma non si sa perché, boh. No, signor, però è che... Vabbè, rimane appeso, fa un po' come gli pare, giustamente. Giustamente. Con calma, Eddie, con calma. Lì se stanno a scontrare, si è capito? Ok, si unisce pure quello al tiburon. Controlliamo se c'è qualcuno che ci vede, Eddie. Dobbiamo andare di qua. Vai, là. Da sta parte c'era qualcuno, Eddie, eh? Lì ce n'è un altro, occhio. Si sono fermati. Aia. Oh no 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 no. Andiamola a far fuori, Eddie. Ma pure piove. Vabbè, l'abbiamo seguito, siamo arrivati, dai. Entra là dentro, presumo, no? No, chi è? Chi è? No. Ok. Andiamola a far fuori, Eddie. De corsa, Eddie, de corsa. No. Sei un attimo sbilanciato, ma ci siamo ripresi subito. No! A vostra posizione. Ok. Ok, un bel calcione lì in mezzo. Dove non batte il sole. Il sole. Il corazon. Ma lo devo seguire ancora, il tiburon. Come lo seguo? Uccidi... Torres. Ok, allora da qui io direi che possiamo andare qui se Eddie salta bene, però.
Oddio, ci è mancato pochissimo. Aspetta, aspetta Eddie, aspetta. Con calma e pazienza. Ok. Ci vai qui sopra, bravissimo. No. Alto! Fai il giro di qua, te prego, sbrigate. La. È finita, Torres. Chirurgici. Cristo. Non è. Non era Torres. Di nuovo, eh? Ma chi è? Il nano? Aspetti, aspetti, aspetti. No, aspetti. Niente, questo non si fa fuori manco che bombette. Ecco, una capocciata. No, porca puzza. Ammazza, oh, ma... Ma che è questo, de ferro? È d'acciaio sto uomo, ma che è? Aspetti, aspetti. Dai, rompi difesa. Oh, e vaffanlovo. Ma vaffanlovo un'altra volta. Nessuno è invulnerabile ai proiettili. Forse con la pistola. Ah, hai capito. Ma vaffa. Cuore, Eddie, devi uccidere lui, il tiburon, il tiburon. Guarda questo se si leva da mezzo, eh. Aspetta, spara. Bravo, dai Eddie, dai. Ricarica, ricarica. Ricarica. Dai che è morto. Aspetta, aspetta, Eddie, che mo morimo noi. Aspetta. Ricarica. No, no, no. Ok, ricarica, ricarica, ricarica. Oh, è morto, dai, è morto. Ti va di parlarmi, amico? Vorrei davvero sentire cosa hai da dirmi. Tu mi hai umiliato. E io ho imparato la lezione. Sono diventato un uomo migliore. Voglio che tu muoia sapendo che hai fatto di una canaglia un vero soldato. Lasci questa vita per la pace eterna.
tra i defunti. Requiescat in pace. Fuggi dalla zona, Damos. No, 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 Damos, Damos, Damos. Vabbè, Eddie, ma io non lo so, ma manco la strada riesci a fare, mio boh. No, ma come mi pigliano, ma come mi pigliano? No, dai, eri arrivato, cretino. Guarda come muore, guarda come muore. Niente, è morto. Vabbè. Ma ricomincio da dentro. E te pare. Te pare. Quindi vabbè. Zio. No, ma io non ho parole, non ho parole, non ho parole. Non ci sono proprio le parole. Proviamo adesso ad andare su, magari. Ecco, ma senza fare le scale, lui deve fare, deve prendere il corrimano. Ma sì, certo, certo. Ti ho mandato io sul corrimano. Io ti manderei, sai dove? Sai dove ti manderei io? In Polonia. Ecco. Ci riesce a salire qui? No, non ci riesce. Madonna. Qua? Sempre con calma, Ciccio, eh. Non ti preoccupare, con calma. Tanto non è che te sta andando in cu... Bravissimo! Eccezionale, eccezionale, eccezionale. GG sto ragazzo, GG. Sì, sì. Ma fate pure i due sogni, Ciccio. Braverrimo, braverrimo. La vedi la Jackdaw? Non dobbiamo andare alla Jackdaw. Vai a rifugio degli assassini. Dai, ce la possiamo fare. In fondo è notte, noi siamo vestiti di nero. Piove. Piove come se non ci fosse un domani, in realtà. Vabbè, siamo quasi arrivati. Ce la dovremmo fare, teoricamente parlando. Sembra sempre vicino, ma poi è lontanissimo. Ce l'abbiamo fatta. Pare che Torres non sia più in città. Chi inseguivi? Sulla fiala c'era scritto Torres, ma era il sangue del suo vice. Dov'è andato? È partito stamane. È diretto a ovest. L'osservatorio. Lo seguiamo? Informa Atabai. L'abbiamo messo in trappola. Ok. Sangue nero. Pure questa è completata. Damose. Allora, però, siccome oggi ci siamo dilungati veramente troppo... Cioè, tanto, non troppo. Quando il tesoro è già in mano tua. Torres non sa che ce l'ho. E allora perché glielo porti? Rischi la cattura. Perché deve sapere che è in mano mia, prima di morire. Giustamente. Allora, io direi che prima di andare da Torres ci possiamo salutare qui. Dobbiamo andare dall'altra parte, poi tra le altre cose, Eddie. Quindi proseguiremo dal mare aperto, a meno che non possiamo fare un viaggio rapido. Possiamo fare un viaggio rapido? Sì, ecco, allora ci mettiamo un attimo qui al forte che abbiamo conquistato. Una flotta blocca, ecco, l'accesso al nostro covo. Sì, l'armata. Ecco Torres con i suoi. E dimmi, che cosa vorresti fare a riguardo? Riuscirò ad aggirarli. Ok, allora
piove ancora come se non ci fosse un domani. Forse siamo al finale, forse a questo punto, non saprei. E vedremo la prossima volta. Quindi un saluto a tutti da me, da Eddie e da tutta la ciurma della bellissima Jackdaw. E ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.